Ciao internet, siamo qui con Riccardo Ranalli, poi vi faccio vedere il volume che ho in mano, commercialista, l'uomo della crisi o negli ultimi paio di anni l'uomo degli indici. Nell'ultimo anno l'uomo degli indici perché a un certo punto ho deciso di occuparmi della costruzione di quelli che sono gli indici che il codice della crisi ha demandato al Consiglio nazionale. Ed è proprio quello di cui parliamo oggi, perché in questi giorni troveremo un po' dappertutto raccontato questa cosa degli indici di crisi. E dappertutto troveremo scritto, perché vengono pubblicati in questi giorni, indici di crisi. Crisi di che tipo? Dimmi se sbaglio troppo. La crisi è la crisi di insolvenza di un'azienda, il passo un po' prima, si spera molto prima, che portare i libri in tribunale? Un passo un po' prima di un percorso che diventa a questo punto inarrestabile e porta ad una liquidazione dell'ente, liquidazione concorsuale dell'ente nella tutela dei suoi creditori. La crisi deve essere intercettata nei termini corretti. Crisi d'impresa, sotto questo profilo, è una crisi di natura finanziaria della incapacità di sostenere i debiti attuali e prognostici dell'impresa. Lo dice molto bene il codice della crisi, questo è il percorso che dovremo aver ben chiaro davanti agli occhi. Okay. Non riesco a pagare i fornitori. Non riesco a pagare i fornitori o non riuscirò a pagare i fornitori o non riuscirò a pagare la rata di mutuo che mi scade a marzo prossimo. Perfetto, e gli indici sono una sorta di reddito, un crisometro, passami la cosa terribile. Gli indici potrebbero essere un crisometro. Oggi stiamo dando eccessiva importanza agli indici in termini di crisometro, perché in realtà la forte l'elemento innovativo di questa riforma, che è l'allerta della crisi, non si fonda tanto sugli indici quanto piuttosto su un sistema molto articolato e complesso, che è costituito da adeguati assetti. Assetti adeguati a che cosa? A percepire, a valutare costantemente il mio stato di salute finanziaria, di cui fanno parte anche, se vogliamo, gli indici, ma sono veramente proprio l'elemento ultimo. Un organismo di mediazione che interviene nell'aiutarmi nel valutare il mio stato OCRI. Di crisi, il famoso OCRI, aiutare la valutazione dello stato di crisi, ma anche ad individuare le corrette soluzioni. Una delle quali può essere condotta dallo stesso OCRI con un ruolo di mediazione con i diversi stakeholder. Aspetta, provo a riprendere tutti i pezzi e li banalizzo di modo che li capisca anch'io. Uno, gli indici sono l'ultima parte, forse proprio il controllo finale se prima non ho fatto una serie di cose. Queste cose sono creare adeguati sistemi interni all'azienda per non tanto prevedere, ma per vedere lo stato di salute non solo ad adesso ma nell'immediato futuro, per prevenire sistemi di crisi. Questo significa che ci sono tanti professionisti che dovranno attivarsi per fare una serie di procedure, da tecnologia a persone a procedure, corretto? Assolutamente. Se tutto questo non funziona, scatterà una sorta di algoritmo che chiunque sarà in grado di calcolare. Quell'algoritmo mi individua una situazione veramente ultima di crisi. Per carità, potrebbe darmi anche un falso errore, devo essere anche in grado di che è l'indice di crisi, corretto. Che è l'indice di crisi. Perfetto. E lì scatta poi automaticamente, quasi automaticamente, scatta un obbligo segnaletico e quasi automaticamente un percorso. Esatto, infatti poi c'è questa nuova cosa, una sorta di organo di mediazione. Corretto chiamare l'OCRI un organo di mediazione? Assolutamente, deve essere letto in quei termini, perché solo se lo leggiamo in quei termini diamo un vero valore. Sarà molto complesso però imparare a fare queste mediazioni, perché richiederà delle competenze assolutamente diverse rispetto alle competenze che sono maturate in passato nella gestione dei tavoli di crisi. Sì. Sono competenze che poggiano su una serie di attrezzi, io la chiamo cassetta degli attrezzi, che è specifica, che è utilizzabile in quei frangenti e non è utilizzabile in altri frangenti. Ok, e l'altra cosa che mi era piaciuta di prima della chiacchierata preparare questo era il fatto che questo tipo di azioni presso l'OCRI possono essere sia spontanee dell'ente che si trova in crisi e chiede una mano tra piccini,
sia invece una sorta di segnalazione anche sulla base degli indici degli organismi di vigilanza all'interno dell'azienda, corretto? Assolutamente, o dei creditori pubblici esterni. Sono due fasi diverse dell'intervento di questo organismo, dell'OCRI. Una è la fase di allerta, questa seconda, la fase di composizione è la prima. Non tutte le fasi di composizione, non sempre la composizione è esperibile in relazione alle specificità della crisi. Non è detto che la crisi più grave non può ricorrere alla composizione assistita, dipende dalle specificità, dalle peculiarità che hanno. Sarà fondamentale che gli uomini degli OCRI comprendano quando è utilizzabile e quando non è utilizzabile, ma lo debbono anche comprendere, se posso dire, i professionisti dell'impresa, i quali devono cogliere la percorribilità dello strumento di composizione e anticipare a questo punto qualsiasi segnalazione per portare, accompagnare l'impresa verso la composizione assistita, laddove sia uno strumento esperibile ed efficace. Lo dico in maniera semplice ancora una volta, per quello che capisco anch'io, si tratta di prevenire il fatto, non di arrivare all'organismo di vigilanza che fa la segnalazione, ma capire e comprendere sulla base di una serie di cose che ho fatto nell'azienda, che mi danno la possibilità di capire cosa sta succedendo e di agire, corretto? Correttissimo. Quindi abbiamo l'OCRI, che è questo organismo di vigilanza, di mediazione, che ha due parti fondamentali, una di composizione della controversia e uno poi anche attuativo per dare linee guida, che arriva prima del tribunale, abbiamo una serie di assetti che devo implementare, abbiamo tante cose da fare, tanti strumenti che richiedono di un sacco di conoscenza, giusto? Richiedono, allora se posso dire, richiedono regole di dettaglio, perché si fa in fretta a parlare di adeguati assetti in termini altisonanti, mm-hmm. è molto più difficile declinarle in procedure, regole concrete attuative. E questo è il motivo per cui negli ultimi mesi non hai dormito, ma hai scritto una piccola cosina che è qui, che troverete nei prossimi giorni, viene pubblicata nei prossimi giorni, Riccardo Ranalli, le misure di allerta dagli adeguati assetti fino al procedimento davanti all'OCRI. Che cosa racconta? È la cassetta, un po' della cassetta degli attrezzi? Allora, è la cassetta degli attrezzi per gli uomini degli OCRI. È la cassetta degli attrezzi per gli uomini che debbono realizzare gli adeguati assetti all'interno della crisi, e la cassetta degli attrezzi per gli uomini degli organi di controllo che dovranno svolgere questo nuovo ruolo, tra l'altro con responsabilità proprie specifiche, previsto dal codice della crisi. Bene, quindi direi che per tutto il resto li lasciamo a qui e a tutte, per allora, tutte le cose che abbiamo sbagliato è colpa mia perché li ho fatto semplificare troppo. Io lascio invece, li lascio qui sotto a domande eccetera, le domande specifiche fatele a lui, non certo a me, li lascio a comprare il volume e a godersi ore di relax nel leggere le varie procedure, e con ovviamente Riccardo Ranalli, l'uomo degli indici, dai, è troppo bello dirlo così, l'uomo della crisi. Grazie. In realtà. Per grazie il momento mi tengo l'uomo degli indici. Va bene, grazie mille di essere stato qui oggi, beh, e buon lavoro per i prossimi mesi nel cercare di poi raccontare quello che c'è qui è dentro. Una prima fase di un percorso che spero lungo, perché questa è una grossa scommessa che stiamo giocando, attaccata alla quale io continuo a dire c'è un pezzettino del PIL. Perfetto, allora direi buon viaggio e alla prossima.